Eccoci di nuovo, benvenuti amici telespettatori appunto di Telefriuli e siamo qui a San Simone nel cuore di Codroipo e al mio fianco c'è appunto il sindaco Marchetti, buongiorno. Buongiorno a tutti e mandi, buone domeniche. Come mai viene fatta questa fiera? Il come mai è un po' difficile da rispondere perché è una delle fiere più antiche del Friuli, nel senso che noi non sappiamo bene la sua origine e l'origine stessa perde... la data stessa nella notte dei tempi, perché è sempre stata fatta da epoca immemore questa tradizionale festa che inizia come mercato contadino in Piazza Grande, in Piazza Giardino, che sta esattamente a est rispetto a noi, a ovest rispetto a noi, e poi si evolve nel corso degli anni con alti e bassi fino ad arrivare ai fasti dei giorni nostri. Negli ultimi 5 anni, nonostante la crisi economica, ha avuto un rinnovato successo sia di pubblico sia per le molte associazioni che tradizionalmente animano la vita sociale della comunità di Codroipo, ma soprattutto San Simone, perché diventa la festa di tutta Codroipo. Infatti avevo appunto letto proprio un articolo che si narra che questa festa nasce dopo il periodo della semina, quindi quando c'è il raccolto. Sì, quindi la tradizione, l'ha detto lei benissimo, è antichissima. Codroipo trae la sua origine dal quadrivio romano, tant'è che ieri abbiamo voluto simbolicamente inaugurare per la prima volta la fiera quest'anno nel quadrivio, che sta proprio lì vicino a noi, dopo magari lo inquadrerete, a simboleggiare proprio l'antichità delle radici della festa di San Simone. Quindi immagino che appunto, non sapendo una data, appunto la festa è così antica, penso che anche le persone si aspettano, no, questo momento, un avvenimento. È un avvenimento anche per non solo il Medio Friuli, ma un po' per tutta la regione, perché dopo Friuli Doc, che è una festa abbastanza recente, dopo Gusti di Frontiera, che riscuote notevole successo anch'essa ed è altrettanto recente, la gente ama venire a San Simone, prima di là alla Fiera dei Sanza, a Rivignan, che chiuderà un po' le manifestazioni, diciamo, tradizionali del Friuli di mezzo. Noi siamo la Tiere di Miec, il Friuli di Miec, e amiamo chiamarci così anche perché ricordiamo le nostre origini contadine. Oggi Codroipo è una città a tutti gli effetti che ha un inurbamento importante, un tasso di crescita con saldo positivo da molti molti anni, di questo ne siamo contenti, ma soprattutto ringraziamo i molti operatori che hanno saputo trasformare le loro attività passando da un settore agricolo oggi sempre trainante ma meno importante rispetto al passato a una città emporiale a 360 gradi, una città che fornisce servizi di ogni tipo soprattutto per le famiglie che hanno bambini piccoli. Di questo noi siamo orgogliosi e come amministrazione comunale cerchiamo di fare del nostro meglio per mantenere intatta questa che noi chiamiamo bomboniera, che è la città di Codroipo. Benissimo sindaco, la ringrazio per questo saluto iniziale. Grazie a voi e buon San Simone a tutti. Grazie. Adesso appunto invitiamo qui il presidente della Proloco Tizzo, prego. Faccio accompagnare dalla mia valletta. Benissimo. Ciao, come ti chiami? Sofia. Che bel nome, bellissimo. E lei è il presidente appunto della Proloco Tizzo. Come viene organizzata questa fiera, questa festa? Ma questa è, per noi è una tappa tradizionale proprio, è una tappa importante per la nostra Proloco. Prima voglio presentare un attimo anche questa Proloco perché merita, è una Proloco che è nata, è il primo statuto che nei miei archivi cartacei risale al 1984, pertanto ha 34 anni, fa il 35esimo proprio anno ed è sempre stata una Proloco di grande importanza per il territorio. Qui a San Simone noi è da più di 15 anni che presenziamo
Ininterrottamente, scusate, ma ieri sera è stata dura per noi, è stata una serata un po' particolare e anche molto intensa di lavoro. E, appunto perché c'è stata l'inaugurazione, giusto? Ma oltre che l'inaugurazione, noi abbiamo un tendone, uno stand dove proponiamo un menù molto importante di qualità. Molto curato sia nella qualità sia anche nella inizia anche dalle materie prime che vengono recepite in modo molto importante anche sotto l'aspetto di qualità, come dicevo. E noi siamo dislocati nei giardini di proprio dove è nato, sentivo prima il signor sindaco, dove è nato Codroipo per la sua, sì, questa fiera per la sua tradizione, e lì siamo lì per un motivo anche che proponiamo una griglia, la costa della griglia fatta ancora con la tradizionale bracci sulle bracci, e pertanto il fuoco qui in piazza non si può fare, ci hanno dato questa autorizzazione. Gli è concesso. Sì, e oltre che questa, che è la nostra, il nostro cavallo di battaglia nel menù, abbiamo altre proposte come le trippe, che sono uno dei piatti storici friulani. Appunto Sofia, quanti anni hai tu? 8, quasi 9. E ti piace questa festa? Sì. Sindaco, per lei appunto è importante che ci sono anche bambini, insomma. Sì, beh, noi ce la ricordiamo da bambini San Simone, perché aspettavamo con ansia l'arrivo delle giostre, che noi chiamavamo baracconi, un po' come accade per Santa Caterina a Udine, e facevamo la gara per salire per primi nella giostra del momento. All'epoca parlavamo del Taganà, che tra l'altro va di moda anche adesso, piuttosto che altre amenità che oggi vediamo e alle quali io non metto piede, lasciamo spazio ai ragazzi e ai bambini che ne hanno tutta la libertà di farlo. È una delle tante cose che accadono a San Simone, assieme, vorrei ricordarlo ringraziando per l'opportunità che mi date di farlo, che San Simone è anche cultura, perché noi abbiniamo questa grande festa di popolo a delle iniziative culturali, e me ne piace ricordare una, perché qui si svolgerà il 28 ottobre, proprio qua sopra in sala consigliare, riprendendo un'antica tradizione anche qui, perché il premio è nato in questa sala consigliare, poi si è spostato in altre location per riapprodare appunto ab origine, il premio più importante della letteratura friulana del mondo, dico io perché il friulano si parla solo qui e nel mondo anche, e quindi è il premio più importante nel mondo della letteratura friulana. Qui si svolgerà la premiazione il 28 di ottobre, quest'anno cade anche di domenica, pertanto invito già gli amici di Telefriuli a partecipare e a darne adeguata cronaca, perché il vincitore rimarrà segreto fino al giorno in cui verrà presentato il libro, che questa è l'altra cosa che abbiamo riproposto come amministrazione comunale, verrà edito e pubblicato proprio nel giorno di San Simone, cosa che non accadeva nelle edizioni precedenti perché veniva pubblicato l'anno successivo. Una cosa molto carina, molto simpatica, anche perché il vincitore non lo sa, dà una liberatoria e si ritroverà, colui il quale avrà vinto, a vedersi un libro bello stampato, ma soprattutto pubblicato in vendita in tutte le librerie. Quindi insomma San Simone, una giornata di alcuni giorni di festa, ma soprattutto anche di cultura. Questa è una cosa molto importante anche proprio da tramandare, no? Ai più piccoli. Sì, cultura legata al territorio in senso vasto come il premio San Simone, ma anche ricordando importanti artisti locali, uno su tutti Tubaro, c'è una speciale qui in sala consigliare che è stata inaugurata proprio alcuni giorni or sono, e artisti ahimè scomparsi troppo presto, sempre, che hanno dato lustro alla nostra terra. Parliamo di Pierluigi Cappello, perché noi abbiamo voluto iniziare proprio simbolicamente San Simone il venerdì, quindi due giorni fa, con uno speciale dedicato a questo grande poeta, questa persona dotata di un animo infinito che ha riempito in senso solidaristico, perché il ricavato andava tutto in beneficenza, il nostro teatro comunale, facendo overbooking, nel senso che non c'era abbastanza posto per entrarci, perché è stata una serata molto molto bella assieme all'orchestra Plettro Città di Codroipo. Altra cosa molto strana per Codroipo, perché Codroipo non ha una banda come hanno molti piccoli comuni del Friuli, la Filarmonica Prime Luz di Bertiolo, le bande di Povolete eccetera. Qui noi però abbiamo un'orchestra a plettro, suonano
mandolini, mandole, tutti questi strumenti che paiono avere un'origine meridionale, mentre hanno un'origine molto molto antica proprio qui a Codroipo, e sono nate qui questa scuola nel Medio Friuli e a Codroipo, e oggi noi l'abbiamo riproposta, tant'è che siamo stati invitati al Lido di Venezia quest'estate a allietare la fine del Festival del Cinema di Venezia, e oggi venerdì l'abbiamo riproposta proprio per allietare questa serata speciale dedicata a Pierluigi Cappello. Quindi musica, cultura, divertimento, c'è qualcos'altro? Mangia, bevi e divertirsi in tutte sicurezze, perché ieri ho fatto un appello alla sicurezza, sicurezza perché ovviamente i tempi richiedono la presenza di forze dell'ordine alle quali non eravamo abituati in passato, e noi le abbiamo tutte schierate con i mezzi a tutela dell'incolumità della salute pubblica, ma soprattutto è anche sicurezza alimentare. L'ha detto prima benissimo il presidente Roberto Tubaro della Proloco San Marco di Utizzo: noi adoperiamo uno standard qualitativo dei prodotti che vengono somministrati dalle bevande a quelle alimentari che sono di primo ordine, quindi sicurezza anche dal punto di vista alimentare, che è cosa di non poco conto in manifestazioni come queste che vedono migliaia di persone avvicendarsi in queste giornate. Una caratteristica fondamentale, direi. Sicuramente sì, e noi siamo garanzia di qualità del prodotto. Presidente Tubaro, da quando questa festa appunto è iniziata ieri, andrà avanti per quanto tempo? Due fine settimana, no? Si conclude il 28 di domenica, sì. E lì sarà la chiusura dell'edizione 2018. Volevo sottolineare una cosa, sì. La collaborazione che noi teniamo con questa amministrazione comunale, una stretta collaborazione di cui ci troviamo veramente coinvolti, ed è un piacere lavorare assieme in tante iniziative, non solo su questa, proprio a tutto tondo, di cui ci impegnano, ma è un impegno anche piacevole, perché i miei circa 100 soci, tra soci e addetti, che per fare quello che noi facciamo ci vogliono tante persone, tutte persone che vengono volentieri senza essere spronate, e mettendoci il cuore nel fare le cose, e quando si mette il cuore funziona tutto bene. È vero, quando c'è la passione, c'è la voglia, la grinta e soprattutto la costanza, le cose vanno sempre bene. Ok, sicuramente sì, e noi il cuore lo dobbiamo mettere assieme, ripeto, a questa amministrazione di cui ci troviamo benissimo. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi per il lavoro che fate, perché ieri sera io mi sono recato assieme al comandante del secondo stormo, perché poi è una festa veramente che coinvolge tutte le istituzioni, anche quelle importanti, militari del territorio, proprio a cena nello stand di Utizzo per onorare e iniziare bene la mia e la nostra serata, e ho visto più di 50 volontari, perché sono tutti volontari, non percepiscono un euro di stipendio, lo possiamo garantire sia io che il Presidente, lavorare come dei pazzi, perché verso le 8:30 di sera eravamo già a oltre 270 coperti, il che non è poco, e non accettano ordinazioni, perché altrimenti anche lì non potrebbero dar corso alle molte richieste, quindi siamo molto molto soddisfatti. 90% dipenderà dal tempo atmosferico, 10% dipende dall'organizzazione, che è la cosa più costosa, e dalla promozione che anche voi amici di Telefriuli ci aiutate a fare tramite i vostri mezzi, che sono molto molto importanti e molto seguiti qui da noi. Sindaco Marchetti, io la ringrazio. Grazie a voi. Ringrazio il Presidente appunto della Proloco, grazie tante. Sofia, grazie. Grazie signora. Sofia, un'ultima domanda, cos'è la cosa che ti piace di più di questa festa? Le giostre, come appunto diceva lei sindaco, no? La cosa che voi da piccoli aspettavate. Sì, sicuramente sì, le giostre sono attese dai più piccoli, noi un po' più grandicelli adesso attendiamo sempre delle passioni che sono un po' così, no? Ci fanno aumentare un po' di volume, però allietano l'anima oltre che il corpo. E ci fa molto molto piacere. Poi aspettiamo appunto anche il premio letterario San Simon e tutte le altre iniziative che stanno nel mezzo, dalla sfilata di moda ai gruppi musicali di Codroipo. Ecco, questo mi ero dimenticato di dirlo, perché facciamo una cosa, qualcun altro lo dirà dopo di me, o ce lo dirà lei, sì. Io vi saluto solo un attimo, solo per pochi secondi vi lasciamo, un attimo di pubblicità e ci rivediamo subito qui dalla fiera di San Simone nel cuore di Codroipo. È specialista per i funghi. Rieccoci di nuovo appunto qui in diretta dalla festa, dalla fiera di San Simone a Codroipo, e qui alla mia sinistra abbiamo appunto il presidente della Proloco Villa Manin. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono presidente della Proloco Villa Manin, scusatemi per l'abbigliamento, ma oggi mi hanno messo di servizio.
Io auguro a tutti una buona fiera, che tanti anni che si fa e che ci sono tante cose da specialità in giro, perciò vi aspettiamo tutti. Abbiamo una specialità nel tendone centrale che viene fatto, specialità dei funghi. Vi passo il chef che vi spiega tutta la sua specialità. Una cosa le chiedo, una cosa, come partecipare, dopo appunto presentiamo l'altro ospite qui alla mia destra, come partecipare a questa fiera? Ma diciamo che partecipare a questa fiera qua dopo tanti anni la conoscono tutti, noi cerchiamo di fare tanta pubblicità e con tutte le nostre specialità del Medio Friuli, del Codro Ipese, perciò invitiamo a tutti a continuare a venire a assaggiare queste specialità del Medio Friuli. A che ora si inizia qui? Qua diciamo che a mezzogiorno adesso è già partito, vedo nella piazza, nelle piazze centrali, nelle vie, vedo già tantissima gente che ringrazio veramente di cuore. Fra un paio di ore abbiamo anche un casaro in piazza, sempre di Codroipo, che fa il formaggio sul momento, che tutti possono assaggiare. Alle 15.30, no? 15.30 arrivano anche loro, perciò si parte a mezzogiorno, dopo all'una e mezza, due, si parte bene per tutta la fiera. Benissimo, allora adesso appunto, come mi diceva lei, qui alla mia destra c'è lo chef che prepara per la preparazione dei funghi. Come? Lui è lo chef che prepara sotto al tendone centrale tutte le specialità dei funghi. Benissimo, allora buongiorno e benvenuto. Cerco di dare una mano a questa organizzazione nel mio piccolo, con una piccola conoscenza di funghi, cioè una conoscenza abbastanza approfondita dei funghi, della micologia, e cerco anche di fare un qualcosa di particolare nei piatti e così. Cosa si prepara qui a questa fiera? Oltre ai funghi alla griglia abbiamo i funghi alla baia. Non posso dirlo perché è un cadeau, è una specialità che non si può nominare. Quindi, sì. Allora, cerchiamo di fare i funghi in tutti i modi, galletti, porcini, abbiamo i barboni crudi e roba del genere. Per ogni palato ce n'è qui. Ce n'è per tutti, beh, anche per chi ha problemi per chi magari ha qualche problema di digestione. Di digestione ce l'abbiamo anche per quelli. Abbiamo fatto un angolo comunque dimostrativa dei funghi, del cinghiale, con i prodotti della viticoltura e quindi legato un po' al territorio, a tutto quello che c'è, che ci accomuna nella gestione di questa festa. Ho visto, il tempo è meraviglioso, prima di tutto. Sì, per il momento sì, andrà avanti tempo, così anche il giorno. Sì, il tempo è meraviglioso, l'affluenza è anche buona, per cui siamo più che contenti di partecipare a questa manifestazione. Poi siamo collegati con questi personaggi molto professionali, no? E quindi siamo... Che questa è una cosa importante, no? Per me sì, professionali e anche di amicizia, quindi è questo che ci lega a Codroipo e alla Fiera di San Simone. Da che ora si cucina qui? Lei cucina quanto? Sono già partito, adesso mi avete tolto da lì e io sono tutto l'abbiamo rubata. emozionato sì, anche dall'essere qui presente al Telefriuli in questo modo. Per noi è un piacere. Quindi a che ora si inizia? Al mattino presto? Noi la partenza dal nostro paese è alle 8 e qualcosa. Poi qui alle mezzogiorno siamo già operativi. E fino a tardi, fino a quando c'è l'affluenza di gente, si va avanti sempre. Quest'anno c'è stata una carenza di funghi, soprattutto in questo periodo, per cui ci ha creato un pochino di difficoltà nel reperire la materia prima. Però alla fine ce l'avete fatta?
come ci abbiamo fatta e spero di essere anche per la prossima settimana in, abbastanza in ordine per terminare la festa. Benissimo, allora io ringrazio lo chef, grazie tante, ringrazio appunto il presidente della Proloco Villa Manin. Grazie a voi che siete sempre presenti e vi ringraziamo, buon lavoro per voi e buon lavoro per noi. Grazie, per noi è un piacere, grazie. Adesso appunto prima parlavamo col sindaco di cultura, che qui in questa fiera c'è della cultura. E allora io qui invito l'assessore appunto alla cultura Tiziana Cividini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie per essere qui oggi a documentare quello che stiamo cercando di fare in questo territorio per Codroipo e per la comunità del Medio Friuli. Stiamo facendo un grandissimo sforzo con tutta una serie di iniziative che vadano nell'ottica di una valorizzazione di quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, per cui abbiamo organizzato una mostra molto importante dedicata a Renzo Tubaro. Una mostra che si articola in tre sedi, presso la Banca Ter, che ci ha sostenuto anche, e mi fa molto piacere ringraziarla pubblicamente, presso la Galleria De Martin e qui nella sede del municipio, dove è possibile vedere la produzione di Renzo Tubaro dedicata agli animali e al foro boario. Quindi riportiamo le opere, la produzione artistica di Tubaro al contesto che più caratterizza e ha caratterizzato nel tempo Codroipo, il foro boario e il mercato del bestiame di San Simone, per cui Codroipo era famoso, si dice, probabilmente già dal XIV secolo. Assessore, lei appunto, essendo assessore alla cultura, quanto è importante trasmettere alle generazioni più in crescita, insomma, a tutto, insomma, la popolazione, la cultura in vari settori? Guardi, lei ha fatto una domanda per cui potremmo veramente stare qui a parlare un'intera giornata. Io credo che sia fondamentale. Fare un'operazione molto semplice. Qualcuno l'ha sintetizzata dicendo l'operazione delle 3C, curiosità, consapevolezza, conoscenza e però alla fine anche presa in carico di quello che è il nostro patrimonio. Se noi siamo in grado anche come amministratori di stimolare la conoscenza, la curiosità nei ragazzi, più facile diventerà per loro avvicinarsi al patrimonio, alla storia, alla cultura in generale e poi appunto farsi carico, assumere la consapevolezza dell'importanza di questo patrimonio e farsi carico di esso. Perché diventa appunto un pane quotidiano, no? Fin da piccoli. Assolutamente, e io credo che mai come in questo momento sia fondamentale avere valori sani, positivi e assorbiti quotidianamente, magari in piccole dosi, ma che vadano effettivamente a costituire una stratigrafia, uso il mio linguaggio, che consenta appunto di poi diventare cittadini e persone migliori. Appunto prima il sindaco ha citato anche che ci sarà una parte musicale, ci sarà un premio, no? Proprio dedicato alla poesia e alla lettura. Questo avvenimento è atteso? Allora, devo dire che noi abbiamo da decine di anni il famoso premio letterario appunto San Simone, che è in questo momento l'unico premio dedicato a una produzione in lingua friulana. Per cercare anche qui di attrarre nuovi interessi, nuovi portatori di interesse, ma anche appunto i giovani, abbiamo unito alla produzione letteraria il fumetto, per cui quest'anno avremo, è già stato individuato, la commissione ha già selezionato un fumetto, devo dire, bellissimo come tratto grafico, molto originale, molto nuovo, mentre l'anno scorso avevamo introdotto i corti di Codroipo, quindi dei piccoli filmati sempre con possibilità di una parte in lingua friulana e una parte in altra lingua, questo proprio per cercare di spaziare a 360 gradi e di continuare a seminare. Mi permetto di interromperla e dire che per le fasce d'età più giovani è molto importante, perché la loro attenzione viene catturata dalle immagini e dunque vengono
attirati, no? in maniera molto positiva. Sono assolutamente d'accordo ed è per questo che sempre nell'ambito dei festeggiamenti di San Simone abbiamo anche organizzato una mostra d'arte contemporanea al Museo Archeologico, anche qui abbinando il discorso della storia locale, una rivisitazione di quello che è l'utilizzo degli spazi espositivi di un museo, che non è quindi soltanto destinato a reperti archeologici ma anche a opere d'arte. Anche in questo caso abbiamo già attivato, e poi sentirete le insegnanti, un percorso credo virtuoso proprio con le scuole del territorio per organizzare dei laboratori didattici in modo che i ragazzi siano chiaramente coinvolti. Molto molto interessante. La ringrazio molto. Assessore, qui vedo persone insomma di ogni età, vengono anche persone da fuori Codroi, sì. Poi immagino di sì, sì da tutta sì. La regione. Sì, devo dire è una fiera che stiamo cercando appunto di rilanciare con proposte nuove e ad esempio ieri sera all'inaugurazione della mostra appunto d'arte Olduvai al Museo Archeologico c'erano persone che arrivavano, mi ha fatto molto piacere, da non soltanto dal territorio regionale ma anche da fuori. Ci proviamo, siamo piccoli ma cresceremo. Beh, immagino che sia anche una grande soddisfazione. Sì, sì, è un grande sforzo, però devo dire, penso che Codroi possa diventare effettivamente centro di riferimento non soltanto per il Medio Friuli di quella che è la cultura. Grazie, devo dire, anche a una collaborazione molto stretta con la Società Filologica Friulana, col Caffè Letterario, poi credo che sentirete la Presidente del Caffè Letterario, con tutta una serie di enti, istituzioni, soprintendenza, eccetera, che hanno capito che cosa siamo intenzionati perlomeno a fare, quindi vedo che la squadra sta cominciando a rafforzarsi e quindi sono fiduciosa che continueremo a crescere. C'è una solida equipe. Sì, sì, è fondamentale. Io esatto. Credo che la squadra sia assolutamente fondamentale, una squadra motivata e capace. Cambia il mondo. Grazie mille. Assessore Cividini, grazie tante, è stato un piacere. Io vi saluto per qualche minuto, abbiamo aperto questa finestra sull'istruzione e sulla cultura, la lasciamo aperta e ci vediamo subito dopo la pubblicità, ancora qui da Festa di San Simone. Eccoci appunto ancora in diretta qui da Codroipo alla fiera appunto di San Simone e qui a mio fianco c'è la signora appunto presidente del Caffè Letterario, la signora Venuti. Buongiorno. Buongiorno, sì, siamo qui con un nostro stand in cui regaliamo i libri che i nostri soci, quasi 200 soci, ci regalano, per cui noi veicoliamo i libri. Devo dire che l'anno scorso a San Simone abbiamo regalato 700 libri. Una meraviglia, ed è anche insomma un dono che appunto prima dicevo, no? Abbiamo aperto questa finestra sulla cultura e l'istruzione e ricevere un dono così insomma lascia sempre qualcosa, no? Anche se magari può essere un libro che non piace, però lascia sempre qualcosa al lettore. Non per niente dicono che il Friuli è la regione in cui si legge di più. Io devo dire che a Codroipo si legge tantissimo. Noi abbiamo anche organizzato una bibliocabina, una vecchia cabina della Telecom, e è sempre vuota. Ogni settimana ci mettiamo 30-40 libri, per cui devo dire che funziona. E in più abbiamo questo, noi abbiamo la sede al Doge a Villa Manin. Organizziamo delle serate sia su argomenti interessanti sia con autore, il prossimo per esempio ce l'avremo con Paolo Patui. Abbiamo da poco organizzato insieme appunto all'assessore, al comune, all'orchestra Plettro Città di Codroipo, al Circolo Lumière, insomma abbiamo messo insieme cinema, poesia, teatro, musica per ricordare Pierluigi Cappello. Devo dire che è stata una serata di spessore, di alta qualità. Paolo Medeossi ha presentato il tutto, il professor Bressan ha letto e ha scelto delle poesie, sì, una bellissima serata con tantissima partecipazione. Un concerto, quindi un concerto d'arte e di cultura. Esatto, sì, io credo, come diceva l'assessore, nella squadra,
e bisogna aprirsi per ottenere dei risultati, per cui quando c'è la possibilità veramente io cerco di aprire il caffè letterario a tutto ciò che è possibile, insomma, realizzare con altre associazioni, con altri... È importante appunto, sì, la collaborazione. Presidente, le chiedo, le persone che si avvicinano appunto al suo stand, che età hanno? Ecco, allo stand si avvicinano persone di tutte le età, perché noi abbiamo anche libri per bambini quasi neonati, per cui effettivamente si avvicinano persone di tutte le età. Al caffè letterario come serate invece diciamo che l'età è un pochino più avanti, non riusciamo ancora a colpire o a prendere quella fascia di età tra i 15 e i 30 anni, perché probabilmente l'attenzione per la lettura in quel periodo lì si disperde un po'. Per cui abbiamo in mente dei progetti, con l'assessore faremo altre cose, per cui speriamo che in futuro anche i giovani si aprano, i giovani di quell'età lì, ecco, si aprano di più alla lettura. Appunto parlavamo di questo premio, no? Che avverrà, di questa premiazione che avverrà appunto alla fine di questa fiera. Sì. È un premio legato alla cultura friulana, è un premio che ha una sua storia. Noi questo è un premio che organizza più il comune, che noi assistiamo, collaboriamo, ma è un premio organizzato dal comune. Insomma, comunque una bella iniziativa e in qualche modo comunque è legato a voi, perché... Certamente, certamente, ma infatti come le dicevo prima, per ottenere risultati bisogna fare squadra. Assolutamente, concordo, concordo. Benissimo Presidente, io la ringrazio, è stato un piacere e ci vediamo qui insomma alla fiera. Dove, ultima domanda che le faccio, dove andrà adesso? In quale, tornerà lì nel suo stand o andrà a assaggiare qualcosina? No, torno al mio stand, perché vedere le persone che vengono e poter consigliare un libro e vedere anche i ragazzini che vengono a prendere i libri, mi creda, è un vero piacere. Immagino, è anche una soddisfazione perché lei crede in quello che fa e si vede. Ci credo molto e sono convinto che nonostante tutto quello che stia succedendo nel mondo, la cultura ci può aiutare. Ancora grazie, grazie, grazie tante, grazie. Allora, noi restiamo sempre aperti in questa finestra dell'istruzione e della cultura e io invito la dottoressa Marsetti dell'Istituto Linussio. Dico Troip, che ormai non si dice più ex preside, ma abbiamo detto che si dice? Primo collaboratore. Primo collaboratore, benvenuto e buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Io sono qui per parlare del mio istituto, che è formato insomma da tantissimi indirizzi, no? In particolare due plessi, uno a Codroip e uno a Pozzuolo, ma visto che siamo qui all'ombra del campanile di Codroip, parliamo di quelli di Codroip. Come appunto ci diceva anche prima l'assessore, mi scusi se l'ho interrotta, l'assessore alla cultura, voi state facendo un grande lavoro. Sì, certo, un grande lavoro di collaborazione, anche perché appunto abbiamo l'indirizzo del liceo scientifico, del tecnico economico, che ha anche due indirizzi, quello di amministrazione, finanza e marketing e anche di relazioni internazionali. E in più ci sono tantissimi indirizzi professionali che vanno dai servizi commerciali, che per il prossimo anno si presentano con una nuova veste per imparare alla community online, e l'enogastronomico, dove insomma c'è sala, accoglienza e cucina, che ormai è consolidato nel territorio. In più abbiamo l'indirizzo per i manutentori e assistenti tecnici, anche loro con molto rinnovati in quanto approfondiscono insomma sia la progettazione 3D come la stampa in 3D. Tantissimi sono i progetti che facciamo sia a livello generale di istituto, a partire dagli aspetti linguistici, come ad esempio il progetto EduChange, dove invitiamo praticamente uno studente straniero a fare lezione nelle nostre aule per circa un mese, no? In lingua straniera. Una bella iniziativa, mi permetto di dirla, molto bella. Sì, poi un potenziamento ad esempio del liceo scientifico, fanno un potenziamento sportivo, fanno un potenziamento scientifico o potenziamento linguistico anche in questo caso.
E con il comune tantissime sono le collaborazioni, l'ultima che facciamo proprio domani, ospitiamo la scienziata Silvia Marchesan che farà una testimonianza, insomma, della sua, sua vita, insomma, è nata diciamo, è cresciuta a Codroipo presso il nostro istituto e dopo, insomma, sta diventando, come ha detto il messaggero, una stella del firmamento. Domanda, qual è, diciamo, il settore che fa avvicinare di più i giovani, secondo lei e secondo la vostra, appunto, secondo il vostro istituto, quello che voi vedete, potete notare? Ma i giovani si spostano anche in funzione degli ambiti in cui trovano lavoro, no? Quindi valutano anche in base alle proprie capacità, alle proprie ambizioni. Quindi, come dicevo, passando dal liceo scientifico, dove ovviamente l'ambizione è quella di fare dei percorsi lunghi scolastici, no? E quindi di proseguire con l'università e con studi, insomma, un po' più impegnativi. Però al territorio bisogna offrire anche occasioni di lavoro anche immediato, ecco, e quindi sia i manutentori, assistenti tecnici, che per esempio l'anno scorso, cioè tutti i ragazzi che sono usciti dalla quinta hanno tutti trovato lavoro, così come l'enogastronomico, cioè il settore enogastronomico adesso è un settore che va parecchio, particolarmente. Va parecchio, sì, va parecchio, e in tutti e tre i settori, proprio cucina, sale e accoglienza. Accoglienza turistica che può essere spesa anche in diversi ambiti, no? Il nostro territorio poi appunto è ricco, no, di prodotti tipici, sì, di cose, certo, particolari. Certo, infatti facciamo anche dei progetti, diciamo, in collaborazione con l'Unione Italiana Cuochi, per esempio, no? Oppure con il formaggio Montasio, proprio per approfondire le scienze alimentari. E, per quanto riguarda il tecnico, appunto, si è rinnovato con il discorso delle relazioni internazionali e marketing, e quindi un approfondimento linguistico, insomma, rispetto al tradizionale di amministrazione e finanza. E, per quanto riguarda invece la parte online, no? Che adesso, insomma, il web va moltissimo, lì in quel settore voi comunque avete, mi diceva, no? Avete, sì, un corso? Sì, abbiamo questo corso, il professionale per i servizi commerciali, che per l'anno prossimo si vuole indossare questa nuova veste, no? Di approfondimento sulle community online, e quindi sempre, diciamo, rimane nell'ambito dei servizi commerciali, però pensando ad una, diciamo, ad una nuova veste, che è quella di internet, no? Quella che molto spesso, sì, i competitors dei negozi è proprio internet, e quindi dargli, insomma, delle competenze nuove cercando di seguire o quantomeno di cavalcare i tempi attuali. Giusto, giusto, è vero, come diceva lei, appunto, le persone, i competitors, appunto, dei negozi, ma penso anche di qualsiasi ambito, no? Ormai veramente c'è internet, e ormai bisogna, insomma, informarsi, essere anche, insomma, dei piccoli geni, no, su questo. Sì, bisogna sapere cercare, bisogna sapere offrire, bisogna, cioè anche il sito internet è una vetrina, no? E quindi bisogna sapere essere accattivanti anche in questo settore, e quindi abbiamo pensato di offrire anche questa opportunità. Sì, un settore, il web, immediato, virale soprattutto, direi. Sì, 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 certo. E tra le altre cose, per esempio, anche nell'istituto tecnico fanno un corso specifico sulla creazione di siti web dinamici, quindi chi è interessato, in questo caso non è obbligatorio per tutti gli studenti, ma hanno questa possibilità, e quindi sì, cerchiamo, insomma, di rispondere alle richieste. Sì, e poi facendo squadra con il comune ci dà tante opportunità anche reciproche, no? E quindi si riesce con questa sinergia a raggiungere obiettivi che magari possono essere più ambiziosi.
Sì, c'è una collaborazione radicata. Sì, stretta, e tantissime sono proprio le iniziative, le occasioni di scambio e di supporto. Questo è fondamentale. Sì, certo. Abbiamo per esempio anche fatto un progetto con le frecce tricolori. E qui appunto c'è la base, no? Sì, infatti. E i ragazzi del liceo per esempio per loro hanno curato delle traduzioni in lingua inglese. Insomma, avete le ramificazioni ovunque, certo, in tutti i settori, possiamo dirlo. Certo, e certamente questa non è una grande città, però nonostante diciamo sia un paese, cioè rimane comunque un paese, cerchiamo di diversificarci nei modi più ampi possibili, insomma, per poter offrire al territorio insomma le occasioni per tutti i giovani che insomma che vorremmo che rimanessero qua con noi. Varietà per tutti i gusti, certo. E insomma per ogni settore. Sì. Allora io la ringrazio, primo collaboratore appunto dottoressa Marsetti dell'Istituto Linussio, è stato un piacere. Grazie a voi per l'invito, buona giornata e buona permanenza a Codroipo. Grazie, allora immagino che adesso lei andrà a degustare qualcosa, io la lascio e la ringrazio. Va bene, salve. Grazie. Amici telespettatori, ci vediamo qui fra pochissimo, vi do qualche minuto di pubblicità e ci vediamo sempre qui nel cuore di Codroipo, Fiera di San Simone. Eccoci appunto di nuovo in onda qui nel cuore di Codroipo, dalla Fiera di San Simone. E adesso apriamo il blocco sullo sport, una finestra appunto sportiva. Abbiamo qui il mio fanco appunto, il presidente della polisportiva Codroipo, buongiorno. Sì, buongiorno Maurizio. Buongiorno. Non sono proprio il presidente, ma arriva adesso anche quello. Bene, bene, comunque insomma fa parte... Okay. Sì, sono quello che mi occupo di tutte le attività, organizzare tutte le attività della polisportiva. Benissimo, e invece qui alla mia sinistra abbiamo... Antonio Ferraioli, mi occupo del coordinamento delle attività esterne dell'attività dell'Atletica 2000. Appunto, parlando di atletica, come si articola qui insomma un po' lo sport? Beh, allora, Atletica 2000 è particolarmente attiva nello sport per tutti, in particolare ieri pomeriggio abbiamo avuto un intervento di atleti con disabilità che hanno dimostrato come si possa fare sport anche e nonostante alcune limitazioni fisiche. C'era fra l'altro il campione del mondo Pitaccolo che è stato il nostro ospite. E ci sono state dimostrazioni di vari sport, dal tennis al salto in alto all'atletica, quindi per far vedere che si possono fare cose aperte a tutti quanti. Ma il programma è abbastanza importante, abbastanza variegato, insomma. Vedo appunto che ha una locandina qui in mano, magari se così a grandi linee se ce la può. Sì, allora beh, ieri c'è stato l'intervento appunto dello sport per disabili, per tutti. Oggi l'atletica invece, la polisportiva nel tendone sta facendo presentazioni di vari sport, ma questo ve lo dice meglio Maurizio. Mentre la settimana prossima abbiamo sempre un'attività per proprio specializzata per San Simone che sarà legata a alcune attività tipo il ragazzo più veloce di San Simone o il salto in alto nel tendone, una chicca insomma. E oltre a questo poi ci sarà una serie di attività di un progetto che Atletica 2000 sta portando avanti con le scuole. Quindi cosa possiamo dire? È un progetto finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia sulla comunicazione e quindi all'interno di questo faremo vedere i lavori fatti dalle scuole, quindi approfondimenti sul cyberbullismo, un intervento sul fair play, cioè il gioco corretto che si può chiaramente sia nello sport ma sia anche nella vita, nel lavoro, e quindi faremo una piccola chiacchierata con un esperto, oltre a degli interventi musicali che dei ragazzi che hanno fatto nelle varie scuole hanno fatto questa esperienza. Signor Maurizio, appunto adesso dicevamo che lo sport diventa anche educativo, no? Come ci si deve rapportare appunto in questo senso, no? con i giovani? Sì, è importante, a Codroipo è nato un progetto molto importante da questo punto di vista qui, le collaborazioni soprattutto tra le associazioni, in particolare in questa occasione tra atletica e polisportiva, ma anche con le scuole e col comune, perché
Le nostre due associazioni mettono in risalto, oltre gli aspetti non solo agonistici dello sport, ma soprattutto gli aspetti socializzanti, la salute, il benessere, la prevenzione. Cose molte volte più importanti, esatto, no? della parte, diciamo, sportiva. Sì. Adesso c'è la consapevolezza da parte dell'associazione che, avendo un gran numero di bambini, acquistano un ruolo importante sotto l'aspetto educativo, quindi è anche nostro dovere spiegare soprattutto ai genitori che sì, vengono a fare sport e imparano tante altre cose, quindi è importante questo approccio qui allo sport. Le manifestazioni e le attività che abbiamo fatto in questo ambito evidenziano questo aspetto. Oggi abbiamo fatto ginnastica qua vicino con i bambini e vi faccio un esempio importante: c'era una bambina di 3 anni che ha iniziato a fare attività sportiva. Domenica prossima ci saranno altre attività, tra i quali tennis. C'è un signore di 83 anni che fa sport, quindi lo sport è questo, e bisogna far capire quanto è importante per le famiglie che ci affidano i loro bambini e aver fiducia di quello che facciamo, e quindi con l'esperienza e la motorità dei dirigenti, ma anche con la preparazione degli insegnanti, ai quali non chiediamo solo di avere delle capacità tecniche, ma anche educative. Quindi, sensibilità, esatto, e soprattutto anche professionalità, sì, no? E in questo momento sappiamo benissimo che è importante, perché sì, l'educazione è fondamentale. La scuola insieme alle famiglie e alle associazioni, allo sport, possono fare molto in questo senso a livello educativo, quindi questo è il nostro al primo posto come priorità e come obiettivi di un'associazione. Poi arriva a tutte le altre. Lo sport va benissimo perché attira molto i bambini, quindi vengono facilmente e volentieri a fare attività sportiva. Noi cerchiamo di insegnargli queste cose, approfittando del fatto che comunque fanno una cosa a loro piace. Si dice, appunto, sì, che la prima scuola è la famiglia, poi c'è la scuola vera e propria e poi c'è anche la terza scuola, che è il contesto sportivo sociale. Certo, l'importante è proprio quello di non esasperare l'agonismo e la competitività, ma cercare di fare in modo che ci sia un'inclusione, che sia un sistema di inclusione in cui tutti quanti possono provare lo sport, perché lo sport insegna tantissimo, è una lezione, anche il perdere è importante tanto quanto vincere. Poi è chiaro, i vari sport poi sono diversi, perché l'atletica chiaramente è molto più individuale di altri sport di squadra, però hanno tutti delle caratteristiche positive che è importante che i ragazzi, i giovani, i bambini sperimentino. Se non altro anche perché facendo sport poi avremo degli adulti più sani, quindi questo sicuramente. Quindi sarà meglio comunque per loro farlo, provare a sperimentarlo. Insomma, quindi la polisportiva e l'atletica lavorano per questo. Come è nato questo progetto? Non è nato, la nostra collaborazione non è nata da adesso, ma i dirigenti polisportiva e atletica sono sempre stati molto vicini. E soprattutto si sono avvicinati negli ultimi anni, quando il Comune ha apprezzato i nostri interventi e c'è stata questa sinergia tra scuole, Comune e associazioni per fare molte cose. Nelle scuole interveniamo tutti assieme con un progetto importante. Le scuole, le chiamo ancora scuole medie, scusate, hanno un bel progetto sportivo, hanno delle classi dedicate a un indirizzo sportivo in cui le associazioni fanno una parte fondamentale, intervenendo all'interno delle scuole, facendo attività educativa e sportiva nello stesso tempo. Quindi se si mettono insieme tutte questi enti, queste componenti, si riesce a fare un progetto veramente bello. E come vi ha detto prima, il progetto di base, l'ideologia delle nostre due società è molto vicina da questo punto di vista. Dicevamo prima, anche appunto con l'assessore alla cultura di Codroipo Cividini, anche col sindaco, che la collaborazione, l'equipe, appunto, no, fra diversi settori è molto molto importante. E prima parlavamo appunto di questo programma. Cosa prevede più o meno?
Allora, il programma, come dico, è iniziato ieri pomeriggio, prosegue sia oggi con la piazzetta dove siamo presenti con la polisportiva, per proseguire poi anche la settimana prossima. Come dicevo, per tutta la durata della fiera? Sì, beh, soltanto fine settimana, chiaramente, insomma. Sì. No, comunque sì, siamo presenti con questa sperimentazione di fare uno sport in ambienti che non sono quelli classici, quindi una corsa per vedere chi è il ragazzo o la ragazza più veloce di San Simone, sì, fatto sotto il tendone, e il salto in alto fatto in un parcheggio, quindi sono cose che attirano, anche perché è difficile altrimenti che i ragazzini provino andando allo stadio. Di conseguenza portiamo le attrezzature dove sono le persone, così anche i genitori li vedono. E poi, già che siamo, appunto, come dicevo prima, infiliamo questo progetto in questo momento di festa per far vedere cosa hanno fatto i ragazzi durante questo anno. Quindi, ripeto, ci sono tematiche che non sempre sono sentite, o comunque bisogna sempre tenere le antenne accese, tipo il cyberbullismo, il bullismo in generale, che adesso è diventato più elettronico, quindi attraverso i social e attraverso i computer, ma l'attenzione, comunque comportamenti corretti, è da mantenere continuamente. E per quello che abbiamo inserito anche un intervento proprio sul fair play, che è un argomento di cui si parla, per dire, il calcio ne parla tantissimo di fair play. Pensiamo che sia giusto farlo conoscere ai bambini e ai ragazzi, perché poi diventa uno stile di vita con cui anche ti proponi sul lavoro, cioè non è soltanto giocare bene o giocare corretti, è anche proprio come si sta nella società. Ecco, appunto, per chi non lo sapesse, che cos'è il fair play? Fair play è il gioco corretto, quindi quando si chiede ai giocatori di calcio soprattutto di non fare falli eccessivi o scorretti, o comunque di non interrompere giochi attraverso appunto un intervento brusco o aggressivo, è la stessa cosa che può avvenire dovunque, quindi rispettare gli altri in tutto e per tutto, in tutte le attività. E ripeto, non è soltanto lo sport, ma è la vita di tutti i giorni che ci chiude questo comportamento, che diventa anche non buttare le cartacce per terra o raccoglierle da terra, che anche quello è importante tanto quanto. Insomma. Quindi sì, sempre appunto, diciamo, c'è la componente educativa. Certamente, questo infatti è un argomento, questo, che sarà aperto a tutti, agli allenatori, ma anche ai genitori e agli stessi ragazzi. Brevemente, gli orari, quali sono gli orari questi weekend? Allora, leggo perché a memoria, sì. Comunque la settimana prossima dalle 10 in poi ci trovate in piazzetta Marconi, nel tendone di Quadruvium Sport. Siamo lì vicino, sempre in una piazzetta lì affiancata in questo progetto, come noi due. Vedo dalle 10 alle 19, giusto? Dalle 10 alle 19, sì, mentre nel pomeriggio di sabato saremo presenti col progetto come noi due, e per finire poi il domenica 28 con Fast Tennis, il tennis con le persone da 0 a 99 anni. Quindi avremo forse il tennista più vecchio a questo punto, come diceva Maurizio. Ah sì? Quanti anni? 83 anni. Quello che mi diceva prima. Sì, ok, così. Quindi insomma, aperto a tutte le età. Sì, a tutte le età, perché lo sport è così. Infatti apprezziamo molto, siamo molto contenti di portare lo sport in piazza, in luoghi non consoni come uno stadio, un palazzetto, perché quello è lo sport delle federazioni. Noi facciamo sport per tutti, quindi la maggior parte degli sportivi sono quelli che corrono la domenica, che vanno a fare la passeggiata, che corrono nel parco qua vicino delle risorgive, che fanno anche attività individuale, quindi anche quello è sport da evidenziare, che è anche molto legato al territorio, quindi alla salvaguardia del territorio, alla conoscenza dei nostri paesaggi, e anche diventa un aspetto civico molto importante, perché i ragazzi gli insegniamo a rispettare l'ambiente dove lavorano, quindi le attrezzature, la palestra, e tenere tutto in ordine, aiutare a mettere via il materiale, e gli sportivi che
corrono nel parco lo tengono anche pulito probabilmente, sono anche la vedetta per comportamenti non corretti da questo punto di vista. Quindi lo sport non è solo quello ufficiale delle federazioni, ma lo sport, il movimento è tutto. È anche uno sport mentale ad allenarsi, essere insomma pronti anche verso gli altri, ma anche per il rispetto verso gli altri e per la natura. Esatto. Benissimo, noi abbiamo aperto questa finestra sportiva, adesso la chiudiamo per qualche minuto perché poi ci saranno i saluti finali. Io ringrazio appunto le associazioni sportive. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, all'amministrazione, all'Atletica 2000, a tutte le associazioni di Codraipo. Benissimo, quindi qui a San Simone, arte, cultura, sport, cibo e insomma bella compagnia. Ci vediamo qui fra poco, subito dopo la pubblicità. Rieccoci di nuovo in onda qui in diretta da San Simone, alla fiera di San Simone a Codroipo. Come vedete c'è di nuovo il sindaco qui con noi, è un piacere appunto averlo qui come rappresentanza appunto della sua cittadina. Grazie. Invece poi qui alla mia destra c'è il vice sindaco, assessore allo sport, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie a voi di essere qua. Com'è l'aria qui a Codroipo per questa fiera? Beh, devo dire che quest'anno è partita molto bene, ringraziando anche il tempo, e quindi già venerdì c'erano molte persone, ma ieri sera fino a tarda notte ci sono stati diversi movimenti e questa mattina è partita già presto, già alle 8:30, 9 c'erano diverse persone che stavano vivendo la fiera di San Simone. Prima appunto parlavo con l'assessore alla cultura Cividini e ho chiesto se ci sono persone che vengono anche da fuori Codroipo e mi ha detto che ce ne sono diverse. Questo per voi insomma penso che sia una grande soddisfazione. Beh, sicuramente una grande soddisfazione perché vuol dire che la fiera è attrattiva per molte persone, non solo per i codroipesi, ma tutta la popolazione anche dei dintorni è interessata a venire a visitare la nostra fiera e a vedere e mangiare i nostri prodotti del Medio Friuli, ad ammirare tutte le nostre mostre che abbiamo in diversi luoghi della cittadina e con tutti i mercatini organizzati dai mercatini dei bambini che si svolge oggi qua dietro, e mercatini di solidarietà e tutti i mercatini degli hobbisti della zona. Dicevamo appunto prima della pubblicità che la Fiera di San Simone non è solo un posto dove insomma, si possono assaggiare e sentire diversi profumi, ma sindaco, dicevamo che è un posto, un contenitore di arte, cultura e sport, giusto? Sì, giustissimo, non aggiungo null'altro perché San Simone è nata così, si è evoluta in questo senso, aggiungo solo un dato che prima ci siamo dimenticati tutti quanti. San Simone è anche un qualcosa di internazionale, perché Codroipo è un comune che vanta dei gemellaggi storici con diverse località bellissime d'Europa, penso a Maria Wörth nella vicina Carinzia, penso agli amici di Blyburg, penso soprattutto agli amici di Braine-le-Comte nel vicino Belgio, perché lì abbiamo avuto una forte emigrazione nel corso degli anni, pensiamo ancora alla tragedia di Marcinelle, alle miniere, a quelle persone che sono andate a lavorare in maniera dura lasciando la propria patria, la propria terra, le proprie famiglie e che oggi come seconda e terza generazioni tornano da gemellati con un loro stand proponendoci dei prodotti tipici del loro territorio, birra e cioccolato innanzitutto, fatti con la maestria e l'arte del friulano nel mondo, cioè l'emigrante friulano del mondo che sa proporre il prodotto belga in Italia, nella fattispecie a Codroipo, fatto con mani di seconda e terza generazione, ma comunque italiane e friulane. Insomma, è una cosa molto importante, no? Anche sempre dar risalto alla propria tipicità. Sicuramente sì, e noi dedichiamo proprio la giornata del 28 ottobre, tra le mille iniziative di quella giornata,
una delle quali l'abbiamo detta prima e quindi non mi ripeto, a un altro importante evento che si svolge in sala consigliare e si chiama Codroipo incontra l'Europa. Allora quando noi proprio accogliamo a braccia aperte, in un metaforico abbraccio, tutte queste comunità della Carinzia e del Belgio e le ospitiamo nello stand dedicato a loro e poi ovviamente negli spazi che loro hanno allestito nella piazza municipale proprio qui alle mie spalle. Vice Sindaco, qui cosa si può assaggiare oltre già alle cose che ha citato il Sindaco? Ci sono moltissime cose da poter assaggiare, adesso fare un elenco diventa molto difficile perché abbiamo sempre cercato anche con tutte le proloco, le associazioni che allestiscono gli stand per offrire una gamma più grande possibile, variegata a livello enogastronomico, di far sì che non tutte facciano lo stesso prodotto, quindi i prodotti vanno dal frico friulano che conosciamo benissimo tutti, alla carne alle braci, abbiamo degli stand dedicati alle carni argentine in modo di allargarci anche fuori da quello che è il tipico del Medio Friuli, quindi abbiamo delle associazioni estere che vengono a produrre carne argentina, prodotti latini come carni serbe della vicina Slovenia o i prodotti che ha già ricordato il sindaco del Belgio insieme con i gemellati, quindi diciamo la varietà delle cose da poter assaggiare ce n'è tantissime. Per tutti i gusti? Per tutti i gusti, bisogna venire a Codroipo il prossimo fine settimana e venire ad assaggiarle. Bene, io vedo lì di fronte a noi sulla nostra destra che c'è un cartello con scritto lavorazione del formaggio alle ore 15:30, che altre cose verranno fatte? Si sa, lo possiamo dire, si scoprirà venendo qui? Allora, diciamo che nella giornata di oggi sì, abbiamo dedicato questo pomeriggio alle lavorazioni del formaggio, abbiamo una persona che ogni anno, Codroipese, che ci offre questo spettacolo per insegnare anche ai ragazzi, ai giovani, in collaborazione anche con i ragazzi del CEFA, proprio della scuola qua di Codroipo, faranno le lavorazioni del formaggio. Poi abbiamo molti artigiani che producono delle sculture lungo le vie dedicate in vari spazi e poi quest'anno saranno tutti gli eventi musicali durante l'arco della giornata di gruppi codroipesi o comunque dei dintorni di Codroipo. Abbiamo voluto dare spazio alle gruppi del nostro territorio integrando gruppi un po' più esperti con gruppi di ragazzi, perché abbiamo voluto dare lo spazio per far conoscere anche le realtà che stanno crescendo sul nostro territorio, quindi in piccoli tempi avranno l'opportunità di suonare anche i ragazzi del nostro territorio. Ad esempio oggi apriranno alle 15, aprirà la scuola di musica della città di Codroipo facendoti vedere diverse cose proprio sul palco principale. Sindaco San Simone, insomma ormai siamo qui da un'oretta, no? E sento parlare diverse persone. San Simone è molto sensibile alle generazioni che stanno crescendo, più piccole. Come mai è una questione molto molto importante, come mai c'è questa forte collaborazione in questo senso? Ma penso sia una caratteristica proprio della gente di Codroipo, anche perché Codroipo, l'ho ricordato in apertura, ha un tasso di natalità che supera quello di mortalità e quindi abbiamo un tasso positivo e in Friuli è una rarità un dato come questo e noi ne siamo orgogliosi. E quindi c'è una sensibilità innata nella propensione a vedere nei più giovani e a dare, come si suol dire, spazio e largo soprattutto ai giovani. Giovani che, come abbiamo visto, fanno gli artisti, suonano ma anche collaborano con numerose associazioni del territorio, da quelle sportive a quelle locali come le Proloco, formandone a tutti gli effetti la spina dorsale. Quindi le persone giovani che vengono allevate perché siano la classe dirigente del futuro. Un esempio lo abbiamo qui vicino perché il vice sindaco, nonostante dimostri più anni di quelli che ha iniziato a fare l'amministratore locale a 23 anni e io come sindaco ne sono molto molto contento perché ha iniziato come capogruppo facendo quello che si chiama cursus honorum nel comune più grande della provincia dopo Udine e oggi riveste la carica di vice sindaco. Io sono molto contento di essere affiancato da una persona giovane, brava e soprattutto capace. Com'è appunto diventare
diventare insomma, parte di un amministrativo di una cittadina così, da così giovane? Beh, sicuramente è un onore, anche perché vuol dire che l'azienda ha creduto in me, ma sicuramente anche l'amministrazione ha creduto per darmi questo ruolo. Sono orgoglioso di rappresentare i giovani codroipesi, e come ho ricordato prima, dobbiamo dare la spinta appunto perché i giovani sono il futuro. E quindi mi sento orgoglioso di ricoprire questa carica, di portare avanti questa fida per i giovani. Insomma, un bello stimolo, ecco, per le generazioni più piccole, così. Sindaco, si sa quant'è l'affluenza in questa fiera? Migliaia di persone, non riusciamo a contarle, anche perché sarebbe impossibile, superate le migliaia appunto di persone, dare un numero preciso. Nel corso dei due weekend sicuramente arriveremo a un totale di oltre 20.000. Se il tempo regge, come ho detto prima, e noi speriamo che ci siano belle giornate come quelle dei giorni scorsi e anche quella odierna fino adesso. Quanti stand ci sono più o meno? Quanti stand ci sono, vice sindaco? Allora, circa. Nella giornata della prefiera come oggi ci sono una trentina di stand enogastronomici, poi abbiamo i feeder, che sono un centinaio di bancarelle, e una trentina di hobbisti, artigiani hobbisti. Nella giornata della fiera aumenteremo la parte dell'ambulante e delle bancarelle, arriveremo circa a un 180-190 posti e un 50-60 posti per gli hobbisti, le aziende del territorio, il piccolo artigianato del territorio. Insomma, ce n'è per ogni passione, sì. Mi sembra, no? Sì. Come ho detto prima, abbiamo cercato, come per l'enogastronomico, cerchiamo di spaziare e di dare un'offerta più ampia possibile a chi viene a visitare la nostra fiera. Quindi appunto abbiamo visto la parte dedicata all'arte, la parte dedicata alla cultura, la parte culinaria, quella appunto dell'istruzione, qui alla Fiera di San Simone, che è iniziata ieri e andrà avanti fino al 28, no? Con questa premiazione. Sindaco, vogliamo ricordare appunto, visto che fra poco salutiamo i nostri amici telespettatori di Telefriuli, cosa accadrà l'ultimo giorno della fiera? L'ultimo giorno della fiera sarà il giorno più impegnativo per tutti, iniziando dalle associazioni, passando per i volontari che lavoreranno negli stand, ma il tutto inizierà con un ricordo di un avvenimento che è accaduto proprio qui nel Tagliamento durante la Grande Guerra, della quale ricordiamo la conclusione, i 100 anni della conclusione proprio quest'anno. Proprio nel Tagliamento c'è un cippo dedicato a uno degli eventi fondamentali dopo la rotta di Caporetto, e noi iniziamo la nostra giornata come istituzioni ricordando quei morti, quei caduti per la patria nel qui vicino Greto del Tagliamento. Dopodiché proseguiremo con tutta una serie di inaugurazioni, di mostre, chi più ne ha più ne metta, per arrivare all'ora meridiana con l'iniziativa Codroipo incontro l'Europa, proseguire nel pomeriggio con tutta una serie di altre iniziative che non sto qui ad elencarvi a lucro di tempo, ma per concludere la sera alle 20.30 con l'assegnazione, come dicevo prima, del premio più importante del mondo della letteratura friulana, che è il premio San Simone. Tradizione questa di Codroipo che non può mancare, perché si unisce non solo il sacro col profano, ma anche la cultura con l'enogastronomia e col divertimento. Ricordo a tutti che San Simone, l'ha detto il Monsignor ieri durante l'inaugurazione, San Simone non è il patrono di Codroipo, ma la festa si celebra comunque il giorno di San Simone. Quindi anche questa è una nostra particolarità, non celebrare il santo patrono, ma celebrarne un altro. Benissimo, sindaco, io la ringrazio. Ringrazio l'assessore allo sport e vice sindaco appunto di Codroipo. Qui siamo sempre a San Simone, la fiera è iniziata ieri, appunto andrà avanti fino al 28, sport, cultura, arte, parte culinaria e tanto tanto altro, molto per i più piccoli, molto per le persone più adulte, anche per gli anziani, insomma ce n'è per tutte le età e per tutti i gusti. Io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio e continuate a seguirci appunto sulla nostra emittente Telefriuli. Somewhere.